a supportare le ragioni del no è qui con noi Matteo Salvini. Grazie. Senti, ma proprio i rapporti con Bossi come sono? Tu che rapporto avresti con uno che ti dà del pirlo ogni quarto d'ora? Mi succede a casa mia ogni giorno. Non ti preoccupare. Tre ragioni concrete per cui la riforma Renzi non ti piace, possibilmente ancorandola a tre parole chiave, e nessuna delle tre parole deve essere la cassuela. Perché i parlamentari continueranno a essere liberi di cambiare partito senza mollare la poltrona. Due, vorrei poter votare sulle scelte dell'Unione Europea, cosa che agli italiani è impedito perché siamo imbecilli. Terzo, perché il Senato diventa una marmellata di nominati dei consigli regionali. Posso togliermi il golf, che è un caldo della Madonna? Va bene. Allora, io intanto vado con le domande, perché questa presa di tempo qua... Ma che fisico che c'è la prossima linea? Fare un cazzo si diventa belli, eh? Hai appena annunciato la discesa in camper, nel senso di generare l'Italia a bordo di un camper per convincere la gente a votare. Allora, tu lo sai che se con il camper tu non sarai sempre in movimento, nel momento in cui ti fermi diventi un rom? Cioè, chi attacca il no dice che siete divisi, che il fronte va da Casa Pound all'Associazione Partigiani, passando per Forza Italia, Lega Grillo, ANAS, AESCAT, Società Autostrade, il benzinaio Giampiero e i gestori AGI. Cioè, com'è la situazione? Ma non è un voto politico partito, la Costituzione teoricamente è il tetto di casa nostra. Da giovane eri comunista, centri sociali, sì un po' sì dai, Maroni da giovane eri comunista, cos'è? Ci sono due Salvini? Ci sono due Maroni? Allora hai 30 secondi quasi per fare un appello per il no, facciamo partire il cronometro? Ho 30 secondi. Che carisma. Sono stato zitto perché siccome mi hai presentato un cretino, qualunque cosa dica io aiuto il sì, quindi sto zitto. Basta, finito, grazie. Matteo Salvini. Martina, eccolo qua. Allora, qui Maurizio bevi per dimenticare che Renzi ha tirato fuori la minchiata del ponte sullo stretto? Si può, dico, la domanda, chiedo, si può farlo sto ponte? Il ponte? Sì. Dai, questo è un altro tema. Parliamo di Costituzione. Okay, vedi come riescono a girare alla grande, bravo, bravo. Perché ce l'avete tanto con Bersani e la ditta? Sto Italicum, lo cambiamo? Orfini ha proposto il modello greco, significa che falliamo e andiamo tu c'è da via il cut? Uno alla volta. Perché ce l'avete con Bersani? No, assolutamente. Nessuno ce l'ha con Bersani. No. Lui sì. Si va a bere la birra da solo, quell'immagine rimane un amico, sembra una natura morta della politica inquietante. Quello succedeva un po' di tempo fa. Parliamo dei comitati per il sì, con cosa pensate di convincere gli elettori dopo la 14ª dei pensionati il ponte sullo stretto? La coperta in lana merino o la bici col cambio Shimano? Il lanetto in giardino. Il lanetto di Jess, di Philip Stark, che vengono ormai via legati. Ricadute concrete sulla vita della gente. Ora ti do un numero, 563. Lo gioco io. Sono, no, non lo so se lo puoi giocare, però so una cosa, sono i giorni medi che servono in questo paese per fare una legge. Tutte le leggi di questo paese oggi nascono, ahimè, vecchie. Io sono laureato in economia anche se non sembra, ma cazzo è il CNEL? Fatti una domanda, se non lo conosci puoi anche abolirlo, no? Martina si è marzullizzato in questo momento. Ragazzi. Fatti una domanda e l'altro sul bassone. Voi dite... del sì, dite che con la vittoria del referendum le nuove generazioni potranno finalmente vivere in un paese più moderno, più ricco, più stabile. Emigrano in Svezia? Obama ci ha fatto sapere, tramite il suo ambasciatore, che voterebbe per il sì. Per il no si sono schierati Brezhnev, Khrushchev e Chernenko. E Andropov no perché è raffreddato. È possibile che dobbiamo ancora farci dire cosa votare dall'estero? Hai gli ultimi 30 secondi per un appello agli elettori prima che poi la gente scoppi a piangere. Passare dalle parole ai fatti è maledettamente complicato. Noi stiamo cercando di fare un referendum e una riforma costituzionale per cambiare in meglio lo spazio pubblico, per avere istituzioni più semplici, più sobrie e più veloci. Andate in pace. Amen. Maurizio Martino, grazie a te, grazie a Matteo Salvini, Maurizio Martina e il Teatro Brancaccio che c'è stato questo.